Salve care amiche ed amici di YouTube, qui il vostro Santen Chan che vi parla. Beh, sono molto preoccupato per quello che sta per succedere in Crimea, che sembra che sarà la riedizione della guerra del Kosovo nella ex Jugoslavia, e che si stanno per scontrare poteri forti, ma oltretutto non si sa quale può essere il risultato finale, perché gli Stati Uniti non hanno più la stessa forza che nel passato, solo riescono a controllare attraverso le loro petroguerre e delle regioni più deboli di loro, geopoliticamente parlando più deboli e più strategiche dal punto di vista petrolifero. Sono molto preoccupato perché il nostro paese si è sempre fatto trascinare nelle guerre, inclusa quella di Libia, e non so che cosa possiamo fare noi, se fare da supporto, se avremo delle ripercussioni. Comunque, è preoccupante, chissà quali saranno le conseguenze nel nostro paese? Spero, mi auguro, nessuna. Sto sentendo quel poco che dicono nei telegiornali ed è sorprendente come quasi ci sia molta incoscienza nei media di quello che sta per succedere. Perché a un passo qualcuno dice, i più catastrofisti della terza guerra mondiale, che se non sarà a causa di un intervento in Iran o addirittura in Cina sarà in Russia. Però ecco, continuano con il post festival e con tanti programmi in Rai International che non sono vitali, sono tutti di intrattenimento. Addirittura non hanno fatto nessuna puntata speciale, perché ormai sono tutte speciali, di Porta a Porta con Bruno Vespa, con i suoi plastici. Stanno aspettando forse che ci sia un vero scoppio dei conflitti di nuovo in quella regione, che già da secoli ci sono state guerre in Crimea, addirittura vi abbiamo partecipato alla fine dell'Ottocento. Stanno aspettando quello per dire qualcosa di serio nella tele. Fino adesso non hanno detto niente, si vede che non c'è guerra. Continuano con questo post festival di Sanremo. Non parlano che succederà se ci sarà crisi energetica, che mancherà il cibo negli scaffali dei supermercati perché non viaggeranno più i camion. In Italia l'80% del mangiare viaggia sulle ruote dei TIR. Non diranno che succederà senza benzina, non diranno che succederà senza energia elettrica che la produciamo con gli idrocarburi della Gazprom, che passa attraverso di Ucraina. Non dicono nulla, anzi, la televisione pubblica italiana è sempre più stupida proprio per tenere assopiti gli italiani dai veri problemi interni ed esterni. Che adesso i problemi esterni dell'Ucraina e come si chiama lì, di questa parte del mondo che vanno, della Crimea, che vanno a occupare i russi, che è Ucraina. E beh, quei problemi di politica esterna, di geopolitica, passeranno a essere problemi interni italiani, di economia, di scarsità di cibo, di lavoro. Ma tanto che sanno i politici italiani di geopolitica e di politica estera, se a momenti sono sicuro che non sanno manco che cos'è la politica nazionale, perché si perdono in beghe di partito, Renzi di qua, Renzi di là. Oh, poi indiziato, processato, condannato, che ci fa in mezzo ai politici, suoi colleghi, chissà solo non nella politica, Silvio Berlusconi a parlare e a mediare con Renzi, se non è più politico? L'hanno ancora espulso o no? Da Montecitorio, dal Palazzo Chigi? Continua a essere presidente di Forza Italia? Ancora non si sa se farà lavori comunitari o il carcere? O se avrà arresti domiciliari, e
E continua a fare politica in pratica, perché Renzi con chi negozia la politica? Con Berlusconi. Oh, Andreotti si è dovuto ritirare. E mica l'hanno lasciato lì a parlare, a frequentare il Palazzo del Potere. Vabbè che era anche vecchio e dimagrito, più gobbo di prima. Però Andreotti si è dovuto ritirare. Berlusconi no. Andreotti è stato assolto per insufficienza di prove e decorrenza dei termini. Berlusconi invece è stato accusato e condannato e sentenziato, quindi c'ha più fortuna Berlusconi che non Andreotti. Cioè, Andreotti, per decorrenza dei termini, di quando avrebbe fatto le cose, si è dovuto ritirare lo stesso. C'ha avuto più buonsenso o ce l'hanno avuto gli altri politici, non so. C'ha avuto più sfiga. E invece Berlusconi non si è dovuto ritirare, è stato sentenziato e condannato. Non si è salvato per decorrenza dei termini o per insufficienza di prove o qualcosa del genere. E allora? Non ci capisco più niente. E allora questi politici devono decidere di politica estera. Tutto quello che fanno è criticare la postura degli altri paesi europei per poi accodarsi all'ultimo, come abbiamo fatto quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. All'ultimo siamo entrati, non so se nel 15 o nel 16, per farci massacrare. Vabbè, che sarà così un'altra volta? Spero di no. Poi cercherò di fare dei nuovi video, ma sono molto preoccupato per la situazione in Crimea. Perché energeticamente il nostro paese è molto debole, economicamente anche. Se ci bloccano il traffico commerciale, l'approvvigionamento di idrocarburi, si paralizza tutto il traffico urbano, interurbano, dei camion, dei tir, degli autobus, dei servizi pubblici, scarseggerà il mangiare nei supermercati. Altro che la TIR o la TAR. Non ci saranno treni, non ci saranno voli aerei, e chissà quanto durerà la guerra. E magari interverrà anche Iran e Cina. Iran bloccando il Golfo di Hormuz, non ci sarà più l'80% del petrolio. Ma tutto questo la RAI non lo dice fino a che non ci sarà un vero conflitto, e allora, farà dei bei programmi. Morto per morto, disgrazia per disgrazia. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Santen Chan, perché sono disoccupato, e fate clic nei banner pubblicitari. Io cercherò di fare dei buoni video, ma mi raccomando, iscrivetevi, perché così magari ci avrò un minimo sussidio. Grazie di tutto e a presto. E vediamo come viene con questo nuovo software. Il filmato fatto con il tablet, perché fino adesso è deludente questo tablet e che mi è costato molto. Dovrei rimodernizzare il parco tecnologico, ma sono disimpiegato e non ho soldi. Se tutti voi mi appoggiaste con un clic nei banner pubblicitari, magari potrò sopravvivere in qualche modo. Vi ringrazio, altrimenti sarò costretto a chiudere il canale, perché mi costa internet. Ciao. E grazie per appoggiarmi fino adesso, tutti voi.